Allora, buonasera a tutti qui della BUSA, a chi mi ascolta volentieri. Siamo qua con il professore, Lassen che parla lui che è la più bravo. No. Ecco, vedete che la bice la marciapalme palme posto, e mi pareva giusto perché ormai è diventata una, certo. una, una presenza costante, vedete che lei è sempre chiamata eh, da una mamma, anche perché, ripeto, le, la, quando non la sa che fare, la scrive poesie. No? Le donne, ancora che fa, le, le, le va con le amiche, le va al bar, le va in palestra, le va in bici, le va sulle zoe. E la che fa la scrive poesia, sì, è ma... sempre lì con sto quaderno. Oh, e allora che... nella trasmissione dei dialetti come questa chino potevano fare a me della bice. Che ringrazio, Prego. bice Failo Carmellini, Fabi per gli amici di, del dialetto che anche oggi ci presenta alcuni suoi versi sui vecchi misteri. Non so se vi ricordate qualche puntata fa, anzi qualche bella puntata fa, abbiamo già presentato alcuni di questi vecchi misteri. l'ultima vi riepilogo, abbiamo parlato del malgher, eh, quel che va su per le malghe, il malgaro, il materasser, quello che fa i materassi, che vi sì. aggiusta, il moleta, la rotino, quello che affila i coltelli, eccetera, eccetera, molinerbe, il mugnaio, e l'ombreller, l'ombrellaio. Ecco, Noi abbiamo ricordato nella puntata scorsa questi, nelle puntate precedenti, altri siamo già, ne abbiamo già fatti diversi e penso che andremo ancora avanti perché i vecchi misteri della volta, purtroppo, gli erano tanti e la maggior parte gli è scomparsa, quindi vale la pena proprio riscoprirli, anche riportarli l'attenzione delle giovani generazioni che non hanno avuto modo di conoscerli, di vederli, anche se devo dire in occasione di feste popolari anche ritorna, ad Arco, per esempio, ritorna, anche, sì. eh, si fanno queste dimostrazioni di persone per lo più anziane che riescono a riproporre questi vecchi misteri con addirittura gli attrezzi originari. No? Mi sono messa a filare la lana in piazza con un livello. Ecco, quindi <ride> sentite, bice eh, si è messa a filare la lana in piazza, eh, <ride> vestita anche come una volta. Esatto, esatto. esatto. Sì, mi sono bene. divertita. Bene, fatta sta cacerata di <ride> Bice, partì col parolot. quello Quel che fa lo stagnino, quel che fa i paroi, esatto. le padelle. Sentite. Tutto. Parolot. Stop quasi sempre. Questo era il parolot. A i e e li mettevano in Il parolot li metteva il manica alla padella, e tutto più comodo che Tante volte un padellino bastava un re Bene, questa è la prima figura, quindi è il parolot, plurale paroloti, lo stagnino. A un certo punto sentite che si parla di stupabusi, ecco, il fal stupabusi, ecco, è sia il singolare che il plurale, il stupabusi, i stupabusi, è il tappabuchi. Raminel, plurale raminei, vedete raminel, un bel accento. Tonico sulla E, aperto, fonico, è un recipiente in rame, che richiama anche al crazidel. Esatto. Poi la padelota, plurale padelote, è la piccola padella. Infine il tasselot, plurale tasseloti, è il piccolo tassello. Questa quindi è la figura del parolot. Passiamo alla sartora, la sarta. La sarta, la sarta, la, sarta. la sartora. Una volta, alla, una sartora la che voleva in ogni caso, per tassellare i soi o magari il sofà. Braghe, giacchette da ripesare, qualche vesta da scortare o da zontare. Noi c'è una pesota, la tirava avanti una famigliota. Questo lavoro non vuole più fare, perché sbreghi bisogna lasciarli stare. Bene, È poi magari avremo modo di parlare alla fine di eh. questa figura. Quindi sartora, sartore è maschio, sartore, con una O chiusa, sartora è la donna, la sarta, plurale sartori, sartore, quindi sarto. Ecco, l'inzol o l'inzol a seconda del, delle zone, l'inzol, plurale l'inzoi, è il lenzuolo, plurale ovviamente le lenzuole. Zontar, il classico infinito del, de, di un verbo, zontar, accento tonico, vedete, sulla A, è aggiungere, attaccare. Beh, ancora ormai l'abbiamo trovato un sacco di volte, ancora sta per oggi. Ecco, vi faccio notare questo sbreak, o sbreak con la CH, perché ho detto più volte che l'H eh, ci facilita la pronuncia dura, c non c. Poi mi raccomando, sbreak con la E. Chiusa, non sbrec, sbrec. Plurale, naturalmente, attenzione, questa è una curiosità, sbrec al plurale non fa sbrechi, ma fa sbreghi. Cioè la C, eh, la C, diventa una G. Quindi sbrec al singolare, sbreghi al plurale, è eh, lo strappo. E questa era la figura della sartora. Passiamo adesso alla serva, la sguattera la sguattera che oggi si dice domestica ecco dai. esatto, più dolce la sguattera era il tutto far panisei, mudande da regentare pavimenti di lenda bruschinar grazie dei padelle da lustrar lavar vedrade battere i tapedi, con orde bonsolla sugeva la bugada dopo la vada la bugada, ne parliamo alla fine quindi servo, serva plurale servi, servi, ed è una parola italiana il servo, lo sguattero Ecco, il panisel, plurale panisei, è il pannolino. Oggi li abbiamo, ormai, usa da, e getta. Usa e getta eh? Una volta, invece, chiaramente, bisognava lavarli. Esatto. Resentar, altro infinito di, di un verbo, resentar, quindi accento sulla solita, a, è sciacquare, lavare. Bruschinar, altro infinito, pulire con la spazzola. E bisognava se, mettersi in ginocchio col, col bruschim, per pulire I pavimenti. Il crazidel. Ne abbiamo parlato proprio, proprio poco fa. Plurale crazidei è il secchio di rame. E infine questa bugada è il bucato. Passiamo adesso a un'altra figura tipica che è ritornato in auge. Però in questi ultimi anni certo. è lo spazzacamino. Spazzacamin o camim. Spazacamin spazacamin non si fermeva mai la carazza e sporchese e il guadagnavo schei. Su e sopra i camini la rabon de Ma quando gara lui mai mette a certizzare. Eh certo. Pericoloso. Pericolosissimo. Quindi spazzacamin <ride> o spazzacamim, plurale spazzacamini, è lo spazzacamino. Ecco, carazza, la carazza, avete una bella doppia Z, è la fuliggine. Lo scheo plurale SK è il soldo. Rampegar, ancora un altro verbo all'infinito con l'accento tonico e sulla seconda A, rampegar è arrampicare. E infine stizzar, ecco con una Z, ma qualcuno lo mette anche con doppia Z, è attizzare il fuoco. Bene, andiamo adesso all'altra figura, la finale. Zoccoler, lo zoccolaio. Sentiamo. Zoccolare. per far zoccoli sgalmere zopele con la raspa e con il scaglial e scavavano tutto il legno ma spesa ste putele sui calcani di quel che bene zocoler quindi sentite una bella z dura zocoler naturalmente zocoler accento tonico sulla e che diventa accento fonico chiuso plurale zocoleri <ride> è lo zoccolaio la sgalmera, plurale sgalmere, lo scarpone, quindi mi raccomando sgalmera, un bel accento tonico sulla A per non dire sgalmera. Scaiel, vedete, Scaiell, accento tonico sulla E che diventa accento fonico chiuso, è la piccola pialla. Putel, putela, plurale putei, putele, è il giovanotto. Bene, a questo punto eh, facciamo sempre il solito, la solita chiacchieratina su alcuni di questi misteri di una volta. Da quale partiamo allora? Per esempio, la figura della Sartora. La Sartora, che è della sparita quasi. Perché qualcuno le brava, ma insomma. Costa ma una cari. volta le ma le donne le si tutte una volta. Farnamè Perché a scuola, che era la famosa economia domestica, che Asp... mi ricordo insegnava certo, proprio a ucciare. era una delle materie usavo... che ne insegnavano, le suore noi insegnavano a ricamare e così. adesso E poi anche... unese putele, non so quante, se disse, se può dire che le sa ucciare. Se sì, qualcuno che piace il ricamo, qualcuno. ma per La par... menda, la classica menda? Ma te una c'è a a portare una gonna, ponina. No, okay. Giordano è la specialista. No, okay. no, no. Quindi. Oh, Quindi anche l'abitudine che era nelle case le tenere a mamma. Cancellata. e questa è l'elassatore. E spazzacamin, beh, questo spazzacamim che adesso il ritorno si dà anche a strumenti molto, addirittura la telecamera che gli permette. E gli aspira polvere. Ma una volta su e dopo addirittura, mi ricordo, ma dase. Oh, de dase. Oh, le dase de pin. Pim. Con, con un bastone, polverone che veniva dopo per tutti i città. Perché bisognava fare il E quante volte si faceva il controllo eh, del cammino? Parte de volte all'anno veniva, eh? eh Parte volte all'anno. Per evitare che brucesse come succede adesso, che brucia il cammino. Purtroppo, perché E pur quindi brucia le case, troppo, perché sì. a volte non è il cammino e quindi che si forma dentro quella carassa che è la ciappa fuoco. Lei che non aveva mica la luce forte come adesso, no? Allora le rastrove, perciò anche se era rampolla i muri in po' neri. Così che fateva? Cazzina, fin allora. dell'anno, manda cazzina. <ride> Questo è spazio a camivano, avevi ricordato anche chi qualcosa dire. Era è una disgrazia perché. Ecco, eh, invece sul Socoler la bice l'ha qualcosa a eh, dire il perché. Zocolè. Eh, mio papà si era già a fare tanti lavori. E il fai il Socoler. Come si chiama il papà. Arturo. Arturo. Ecco. E allora, in tempo di guerra, ricordo che si era messa a fare la parte sotto, i zoccoli, i zoccoli, la parte sotto, sì. eh, li zoccoli, e, e li feva lui a mano con, con, con calma, belli, poi li decoreva anche sulle, come adesso usa le scarpe ortopediche. E useva il legno, legno che trovava nel bosco, legno, legno tenero. Legno tenero di pino, legno lavorare. tenero, dopo magari sotto metteva un po' di... di di De gomma, gomma, a gomma, gomma, a gomma, gomma perché si. Ah, ho capito. Asala gomma. Per evitare il rumore, con quattro ciodini metteva la sciuola di gomma ecco. Doveva. e dopo mia sorella, ricordo che la feva le corde intrecciate a e macchina e feva i sandali, i sandali quel sotto di legno. Oppure la mai da stoppa, intero Da zoccolo, si rangeva. Quindi la fea la sola praticamente? La, la sola. La sola? La sola. Piana, piana. piana. No, no, ma la sola, il, 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 la sola, sei cioè al cordon. Che, che va dentro e fa dei busi no? Non è quella, no, no? no 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 è proprio tipo sandalo cioè la ah, parte capito, è piana e dopo ah, la caffè fa così ha inteso delle corde quindi voi non venivano a comprare le scarpe, le scarpe no. dal, dal. E scarpe venivano so, a quelle ortopedici, le scarpe ortopediche che adesso sono tornate di moda e ride quindi vi... avrei bisogno di andare in certo, giro tanti. in qualche, in qualche no, eh, sì. negozio <ride> ortopedico <ride> Quindi il Ma, socoler, quindi il, 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 il papà Arturo era il, il soccolè. Sì, c'era tante robe. E dopo, ecco, c'era tante robe che fece anche il papà Arturo. C'era tutto, tutto. La casa, fede tutto. I scuri, le porte, e tutto. Non era nato falegname, no. Però il nonno il suo, il papà, eh, il nonno suo, era falegname, perciò erano rimasti attrezzi e lui li sapeva usare tutti. C'era oh, tutto capì. mio papà, sì. Quindi tutto Bravissimo. fare. Tutto fare, per oh, casa, non aveva bisogno di aiuto, no? Adesso Adesso è buono, e studia tanto, non ne riesce neanche a cambiare la eh, lampadina teoria chi ma domani? poca pratica Niente. vabbè, Niente. con questa moderata critica Vierce, della dice chi? al modo di insegnare ancora, tanta teoria poca pratica, eh. ma adesso a chiudere con i soliti proverbi finali grandi verità i tre, questi tre chi allora? chi ganarte, ga ufficio e beneficio non che mai sta in buon lavoro senza problemi lozio è la sepoltura dell'uomo ecco e dopo, siccome mi parla del moleta qualche puntata fa, ho visto che chi se parla anche dei cortei. Ligente anche all'ultimo, che questo è il modo, la massima, questa è così, mi pare. Esatto, sì, sì. Eh, concludere. Parenti serpenti, fra dei cortei, cugnate le spade e le suocere, le madonne impederate. Ecco allora, non poteva mancare eh, questa, questa piacevolezza per l'ironia. Del, del, che ha sempre la bice, spesso mamma nei, nei suoi messo versi, mettiamola sotto anche se, che è sempre a volte, molta nostalgia per la vita sì, del sì, passato sì. perché, anche se era giovane, chiaramente eh, la giovinezza che è eh, certo. allora quando se va a Andrio le fa, è che avrebbe anche un po' di nostalgia. Beh. Bene, con, que, con questi ultimi proverbi della bice e quest'ultima considerazione sui parenti serpenti, chiudiamo anche questa puntata. Grazie di nuovo Bice, naturalmente mm -hmm. ti aspetto ancora perché ormai, vi ho, vi ho detto, è la mia collaboratrice, anzi possibile. sono io il collaboratore suo, visto presa, è stata lei questa volta che ha presentato all'inizio la trasmissione no. e quindi andiamo avanti sempre, grazie per l'attenzione, vi aspettiamo sempre numerosi alla prossima e sperando che si ricordino che... Mi raccomando, per imparare il dialetto è sempre tempo. Non è mai tardi. Ma non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie, Grazie. e arrivederci. Buongiorno a tutti.